È partito, è partito. Consente alle banche di erogare meglio i prestiti alle giovani coppie per la casa. Ciao Luca! Senza il reddito di cittadinanza, neppure un euro, neppure un reddito di cittadinanza. È possibile invece che avvenga tutto ciò. Il reddito di cittadinanza contrasta efficacemente la corruzione. La corruzione che risulta la disoccupazione, soprattutto quella giovanile. Viviamo inoltre per una RC auto che sia più equa. Polizza assicurativa pubblica agevolata che va del contro ai cittadini. Fermiamoci per un minuto per le nostre proposte, per affermare i nostri diritti. Cari cittadini, come la questione, signor Luca non potrà essere il presidente della regione, nonostante fosse stato eletto dalla maggioranza dei cittadini campani. Parliamo di quelli che sono andati a votare. Tutti insieme, chi è che la scatta? Chi la scatta? Siamo pure in video. State pure in video, è stata? Che invidia! Accomodatevi tu. Giovani, mi mettete per favore là? Mi guardate tutti? Siamo? Vieni Carlo! Carlo, assicurazione equa, quasi nulla! Gaetano è venuto con gli occhi chiusi. Ma ci ha fatto l'album di calciatore, questa serie C, vero? Vieni, aspetta, metti pure da... No, aspetta. Giuseppe, mettiti... Sì, c'è mano, mettiti... Giuseppe, mettiti che la faccio... Perfetto. I figli dei buchi fanno come voluto. Aspetta. Sono in registrazione pure di pure. Ma faccio vedere a roba. Sicuro mi hanno fatto il corno? No. Mi sfotto tutto il web, ma mi sfotto tutto il web. Non hanno fatto niente. Tutto il web mi sfotto. Andò, devi essere filmato stamattina, no? Antonio, devi essere filmato stamattina. Non l'ho visto, però... Stasera, ma quando torna a casa... Il nostro artista Claudio. Ciao Claudio, benvenuto tra noi. La camera è a tua disposizione. No, vai a ruota libera, tranquillo, vai. Delle cose da dire, però dammi. Ok, con calma. Quando vuoi siamo a ruota libera, non ti fare nessun problema. Sinceramente, ciao Gianni. Scusa, Gianni.
è stato sospeso dal tribunale amministrativo regionale. C'è un nominato al suo posto, una persona che non è stata votata da nessuno. I cittadini che hanno votato la coalizione di centro-sinistra hanno espresso la preferenza a De Luca. De Luca non c'è, c'è un vice, un nominato, una persona che non è stata eletta democraticamente dai cittadini. Questa è la loro democrazia, cari cittadini, questa è la loro democrazia. Adesso ci troviamo di fronte ad un vice governatore, una persona che non è stata eletta, poiché De Luca non c'è. Va bene? A posto Carlo, tranquillo. Oh, ovvero vai tranquillo. Ma Carlo è l'ugolo del Movimento 5 Stelle. Cioè, una volta c'era Mina, noi abbiamo Carlo. The voice. La voce del megafono. È lui. Dopo Frank Sinatra, Mina, Pavarotti, abbiamo Carlo. Assolutamente. The Voice, Carlo The Voice. Qua stanno flirtando. Invece, se non fosse con The Voice, praticamente, non lo posso dire perché sennò non lo dico. The Voice, questa pure può finire. Carissimo, visto il video di stamattina della conferenza?
la conferenza che portavoce della regionale. Trovi i video, ma quando vai a casa ti lavorare. Ho registrato, diciamo, i video. Stavano tutti e sette portavoce. Allora hai fatto? Al palazzo della regione. Conferenza stampa. Per spiegare un po' come si muoveranno su questa vicenda, diciamo, di Luca. Sulla vicenda del... di De Luca, sulla problematica, come si muoveranno, sì, che sembra che vogliano fare una specie di lodo De Luca, sembra. E quindi loro non stanno vedendo tecnicamente come fare per Giulio, c'è. Hai capito? La rivoluzione che non è posso dire che la rivoluzione però tipo come hanno fatto una cosa allora sì a parte la ma che mi saluta l'altra volta? L'ho visto, mi sono alzato. Cioè io mi alzo e mi saluto. Scena, intanto però no, Maurizio della Volpe stamattina mi ha domandato, ha detto, ma Giulio quando è che ha cominciato a lavorare con il bilancio? Ha detto, ma ti senti, chiamalo. Maurizio della Volpe, quell'attivista di Casetta, che venne anche... Perché stanno facendo esame e cosa? Cercando le persone. Ho capito. Io ce l'ho detto, ma chiamala Giulio, senti. Sto studiando io, fai come stai facendo un culo a studiare. Perché comunque l'ho visto che era interessato. Tu arrivi proprio a Facebook, ma arriva una montagna. Il problema è che non abbiamo un posto. Da dove metterci? Che lo sai quanto c'è sotto? 50. Lo so Giulio, lo so. Io non è che sono fisicamente... No, hai ragione, lo so. No, ma tu è... Ma poi una cosa, se si deve fare, giustamente come dici tu, si deve organizzare, fare una cosa organizzata. Bravo. Allora, ogni 15 giorni si sarà riunione. Bravo. Però... Ma così mi ha, ma anche Teresa De Giulio mi ha detto la stessa cosa, ha detto Gennaio, io sono interessato alla disabilità e ha detto, aspetta, l'altro tema è alla cultura. Ha detto, io non voglio seguire 50 tavoli, ne voglio seguire un paio che mi piacciono e... Teresa l'ho fatto schiattare a qualcosa di Gennaio. Sì. Ma è in gamba quella ragazza. Ma non Teresa... Non Teresa Tina Iannelli, Teresa De Giulio, quella che è venuta dalla disabilità, la moglie di Umberto. Ah no, invece c'è interessante. Tu dici Dina? Non ti voglio stare fuori. E chi? Fuori. Teresa che dico io è la ragazza che è venuta. No, è pure il mondo. Al tavolo della disabilità, della zona di Pianese. Ah, Teresa, quella che dici tu è della zona di Chiaia, Teresa Esposito? No. Un'altra Teresa, è chi? Una Teresa attivista di... Non so... Di quale zona? Non la fa vedere, cosa vuoi dire? Non ce l'ho presente. No, è nuovo. Ah, è nuovo? Voleva filmare. Perché a parte visto quello che ma è nuova allora? Ma non nuova, diciamo, è prevista in una zona che non conosce. Ho capito. Perché poi a volte mi fa una persona, un'altra cosa, mi deve accompagnare a comprare una strada. No, non lo so, come dire, faccio pure una fotografia, aspetta. Ti faccio pure una fotografia di... Thank you.
però poi vai a però poi vai a Roma 300 l'uno con l'altro dei traffici criminali dei poveri sì. Mi capisco, ma tu la cerchi una mossa se va bene se sta a Roma e se la cerchi una grande nata mi fa sparo, ma le mani hanno fatto quando vanno a venire qua, a carissimi. Oggi si vendice, oggi si fa il po' di allenamento. Dopo tanta campagna elettorale, dopo questa mattina abbiamo accompagnato i nostri consiglieri regionali di regione, oggi si vendice, ci vuole un po' di allenamento fisico. Dobbiamo smaltire tutta la merda che abbiamo subito in questi anni dal governo. Ci vediamo, vado a fare un giretto. È venuta la bicicletta. È pedalo. Sì, bella, per finire. Avis. Cittadini, firmiamo per il reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza ai disoccupati, ai pensionati, ai soggetti più indigenti. Con il reddito di cittadinanza si elimina il voto di scambio, si contrasta efficacemente la corruzione, si fanno decollare i consumi, si consente alle banche di poter erogare i prestiti per l'acquisto della prima casa in maniera più agevolata. Cari cittadini, i recenti provvedimenti del governo Renzi in materia di riforma del mercato del lavoro non hanno prodotto i risultati sperati. A fronte delle 600.000 nuove attivazioni, vi sono state oltre 400.000 cessazioni di attività di impresa per fallimento o per semplice chiusura dei battenti. I motivi sono molto semplici: il potere di acquisto di salari, stipendi e pensioni è troppo basso, la pressione fiscale è troppo elevata, insiste e va oltre il 50% sui redditi dei lavoratori autonomi, delle piccole e medie imprese. Tutto ciò non consente la ripresa, non consente la ripresa. Non date ascolto alle fandonie, alle menzogne di questo governo. I tagli alla spesa pubblica per gli enti locali,
hanno indotto i sindaci ad aumentare le imposte a livello locale per garantire i servizi essenziali alla collettività. I tagli alla sanità costringeranno, ma già tuttora è così, costringono i cittadini a dover portare